Ben ritrovati con Calcio dai Numeri, ben ritrovato da un Fabrizio Biasin geolocalizzato in qualche parte del mondo non chiara. Dove ti Ciao trovi? Dove ti trovi? Matteo, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Se volete svelo anche il mistero. No, location segreta, dai, rimaniamo Location col segreta. dubbio. Diciamo Location che segreta. c'entra la Champions. C'entra la Champions, va bene. Allora, dobbiamo parlare di tante partite perché c'è un turno infrasettimanale importante, un'edizione un po' speciale anche questa del calcio dai numeri. Dobbiamo partire da le due che giocano alle 18 di mercoledì, Atalanta-Spezia e Juve-Lecce. Analizzeremo poi le varie squadre, anche quello che insomma ci ha lasciato questo weekend molto particolare. Partiamo però appunto da Atalanta e Spezia, con lo Spezia che arriva da una sconfitta contro il Monza. L'Atalanta invece ha fatto una buona gara a Torino. Sfida di andata terminata 2-2, questo è importante perché l'Atalanta insomma ha fatto qualche passo falso, qualche mezzo passo falso nel giro di andata, seppur l'andata appunto ha dimostrato tutt'altro dato. Di media l'Atalanta segna molto tra il 45esimo e il 60esimo, perché va segnato tra l'altro nei minuti di recupero. Continua il trend negativo invece per la difesa nerazzurra, che non riesce a chiudere con un clean sheet dal 4 marzo. All'andata invece segnò per lo Spezia Nzola e Gyasi, Nzola che è quota 13 gol. Addirittura, pensa Fabrizio, io non pensavo avesse così tanti gol. Il 50% dei gol realizzati dallo Spezia li ha fatti lui, per dirti quanto è importante questo giocatore. Queste sono le probabilità di successo. Un'Atalanta decisamente favorita al 70%. D'accordo? Eh sì, decisamente sì. Cioè, la mia sensazione è che l'Atalanta abbia ingranato al momento giusto, abbia ritrovato un giocatore come Duvan Zapata al momento giusto, che è stato un po' sotto traccia per tutta la stagione. In realtà adesso sta veramente facendo la differenza e la sta facendo nel momento in cui l'Atalanta prova a fare il colpo grosso. Sappiamo che ci sono sei squadre in zona Champions in 6 punti, l'Atalanta è l'ultima del trenino. Ma in questo momento mi sembra veramente molto molto lanciata. Lo Spezia sta facendo parecchia fatica nell'ultima partita, anche un minimo di contestazione da parte del pubblico. Ti dico, mi sembra una partita abbastanza segnata. Ah, quindi io sai che proprio per questo ti dico che invece secondo me può succedere di tutto, perché è un'Atalanta che insomma ci ha regalato sempre qualche prestazione un po' ballerina. Io dico pareggio, dai, mi sbilancio io. Allora, andiamo a vedere invece per quanto riguarda, questa abbiamo visto la parte delle informazioni, ti faccio vedere qualcosa un pochino più di specifico per quanto riguarda la gara. Partendo dai gol, allora, 4 o più gol totali, 34%, è un dato relativamente alto, perché 4 gol, insomma, è difficile assistere a una partita con 4 gol. Vantaggio Atalanta a fine primo tempo, 50%. L'Atalanta ha imparato a fare a meno di Lookman, si può dire, però ha ritrovato un ottimo Zapata, no? Forse si Sì. fa un po' di affidamento su attaccante colombiano? Guarda, secondo me ha ritrovato la fase offensiva in generale, cioè da quando, tra l'altro mi sembra tutto legato molto alla presenza o meno di Koopmeiners, cioè, per tutte È le vero. volte che Koopmeiners c'è, l'Atalanta è una squadra. Quando non c'è Koopmeiners, l'Atalanta è un'altra squadra, ha avuto i suoi problemi di carattere fisico, è rientrato e secondo me ha ridato un bello sprint a questa squadra. Questi sono, diciamo, numeri che possono essere confermati dai fatti, cioè sui 4 gol totali ci può anche stare. Ci sono un paio di giocatori che sono ancora a secco, penso a Højlund che in questo momento fa un po' fatica a trovare la via della porta, però ripeto, Zapata mi sembra veramente in grande forma. Sul vantaggio a fine primo tempo, come dice la grafica, boh, siamo veramente Sì e a no, metà. diciamo, sì, Sì, siamo proprio. io direi sì invece, però, Sì, perché secondo me, tu dici. ripeto, a differenza tua, io vedo una partita molto sbilanciata. Questi sono gli ultimi dati che vediamo. Nzola che segna nel secondo tempo 12%, è abbastanza alto come dato, e uno più gol dello Spezia 52%. Vedi, comunque, occhio perché. Può esserci il tranello, no? Può essere una partita a trappola per la Dea. Dea che secondo te. Quante chance ha Fabrizio per chiudere appunto il discorso sulla squadra di Gasperini di tornare in Champions League? Ecco, quelle secondo me non sono tantissime perché, ripeto, è l'ultima del trenino, quindi sono 6 squadre in 6 punti, ognuna col suo calendario più o meno complicato, ci sono ancora tantissimi scontri diretti, però mi sembra che a differenza di altre squadre che le stanno davanti, l'Atalanta sia in bella forma e tra l'altro non ha altri impegni, deve pensare soltanto alla partita di campionato, quindi ha
sicuramente meno probabilità legate al fatto che insegue le altre, ma non così poche. Quindi io credo che in realtà se 3 su 6 si qualificheranno alla prossima Champions League, l'Atalanta può essere la terza del gruppetto. Io la metto dentro, ti dico la verità. Mi sembra una squadra Però che. allora mi devi dire chi tieni fuori. La Roma. Tre me devi dire. La Roma, la Juve, perché la toglieranno? Mi sbilancio per vie più forti. Ok. E poi ti dico una milanese, non so chi però, una milanese, dai, vediamo. Forse Vabbè, sei già stato l'Inter, non so. abbastanza coraggioso, dai, Sono vabbè, stato sei già coraggioso, però stato. la Lazio io la vedo ben indirizzata. Allora, la squadra che invece non è ben indirizzata, che sta facendo fatica, è proprio la Juve, perché altro mezzo passo falso a Bologna, un pareggio che sa un po' di sconfitta per certi versi. È vero che comunque la Juventus ha provato a giocarla quella partita, soprattutto nel secondo tempo, però comunque torni a casa con un solo punto. Questa è l'informazione più importante, l'ultima partita con più di una rete è stata il ritorno con il Friburgo, 2-0 per la Juve. Per quanto riguarda il campionato, è il 4-2 con la Samp di qualche giorno prima, siamo comunque lì per quanto riguarda il periodo, quindi si parla veramente di più di un mese. Continua anche il filotto bianconero di assenza di vittorie, 5 partite, ha fatto 4 sconfitte e un pareggio in campionato. La Juve subisce quasi sempre gol, anche questo è andato abbastanza preoccupante per i bianconeri. L'andata è terminata 1-0 ed è stata un avvio di carriera positivo per Nicolò Fagioli perché ha trovato appunto lì il suo primo gol. Prima della vittoria con l'Udinese erano ben 8 le partite invece che Lecce non vinceva. Quindi è tornata a vincere, vittoria anche abbastanza importante. Però occhio perché Lecce non ha mai subito più di 2 reti al partita, quindi al massimo 2 reti. Ti faccio vedere qualche dato più specifico per quanto riguarda la partita. Il Lecce che vince o pareggia viene visto con un 43% di possibilità e 2 o meno gol totali, 56, proprio dimostrazione che insomma non si promette grande spettacolo tra queste due squadre. Sei d'accordo? Allora, i numeri dicono che siamo molto molto vicini al cortomuso, cioè o dalla parte o dall'altra, comunque un pareggio con pochi gol 0-0-1-1. Diciamo che la sensazione è che in questo momento la Juventus sia piuttosto in difficoltà, non soltanto dal punto di vista dei gol fatti, ma in generale dal punto di vista del gioco, no? La Juventus fa fatica, è una Juventus nervosa, è una Juventus che nell'ultimo mese abbondante non dico buttato via quello che di buono aveva fatto in precedenza, nell'epoca della penalizzazione, diciamo così. Però i 15 punti restituiti in realtà sono stati un po' dilapidati dalla gestione delle partite dell'ultimo mese. Io credo adesso poi si va a sensazioni, cioè in questo momento Lecce non dico che sia salvo perché ancora deve conquistarsi la salvezza, ma Sì. è un pelino sopra la zona diciamo di pericolo, appena appena sopra. La Juve deve dare un segnale a tutti, al suo ambiente, ai suoi tifosi, a tutti quelli che pensano che questa squadra comunque sia non possa avere tutte queste difficoltà. Tra l'altro, questa è una partita che arriva a una settimana da una partita fondamentale come Sì. la semifinale di Europa League. Insomma, qui è il momento di dare delle risposte. Io credo che possa essere anche l'occasione giusta. No, non puoi più cadere più che altro in altri passi falsi perché verresti proprio condizionato mentalmente, cadresti proprio in un limbo. Vantaggio Lecce a fine primo tempo 14%, visto che comunque la Juve è andata sotto recentemente, vi portiamo anche questo dato, il pareggio a fine primo tempo 41% perché il trend generale della Juve è riuscire ad andare comunque all'intervallo solitamente sul pari. Ultimamente non ci sta riuscendo, però un'abitudine comunque che in queste oltre 30 giornate insomma ci ha dimostrato più volte. Risultato esatto, il cortomuso 1-0 viene visto con il 17%, è abbastanza alto e questo è il dato secondo me più preoccupante, 1-0 gol della Juventus 53%, cioè veramente preoccupante Perché questo dato. sai, se la statistica ti dice che nell'ultimo mese quello è, cioè la Juve o segna un gol o non ne segna proprio, non è più una casualità. Cioè, e sappiamo perfettamente che le squadre Sì. di Allegri fanno parecchia fatica in fase offensiva. Qual era fino adesso il vantaggio della Juve di Allegri? Che in realtà in fase difensiva non prendeva gol, cosa che però è stata un po' smentita dai fatti di recente, perché anche la fase difensiva ha avuto i suoi problemi. Fase difensiva che secondo me prima era una prerogativa del gioco di Allegri, cioè Allegri impostava la sua squadra
in quel modo perché voleva impostarla in quel modo. Adesso mi sembra che troppe volte diventa un obbligo della sua squadra perché non ha alternative di carattere tattico e su questo si deve ritrovare Allegri. Sì, sono molto d'accordo con questo discorso. Purtroppo gli ultimi risultati stanno dimostrando questo. Risultato esatto, 2-1 per il Lecce, 12%. Quindi sono tutti abbastanza risultati che hanno la stessa percentuale, più o meno. Il risultato esatto invece 1-1 al 13%. Ti faccio vedere l'ultimo risultato esatto, se non sbaglio. Eccolo qua, lo 0-1, 8% di possibilità che possa capitare. Questi sono i quattro risultati che abbiamo provato più probabili, anche perché la Juventus appunto ci ha abituato a non subire tantissimi gol, ma soprattutto a non farli, quindi più o meno è molto probabile che ci sia uno di questi quattro risultati al termine dei 90 minuti. Ti sei dato una spiegazione del perché comunque la Juventus faccia fatica, soprattutto in fase offensiva, nonostante abbia dei giocatori di grande qualità, Di Maria, Chiesa, Vlahovic, Milik? Perché non c'è un'organizzazione in questo momento sulla fase offensiva, perché alcuni giocatori secondo me non sono ancora in gran forma. Beh, Vlahovic mi sembra che ormai la stagione sia, non dico da archiviare perché ci sono ancora delle partite importanti, però in questo momento addirittura fa fatica a rientrare nelle rotazioni, per cui insomma è tutto molto particolare. Milik è appena rientrato dall'infortunio, è vero che ha sbagliato un rigore l'altro giorno in maniera Sì. abbastanza... Però è anche uno che poi la porta la vede, eh. Ha fatto un bel gol col Bologna. Chiesa è ancora un po' indietro, mi sembra che faccia fatica a ritrovare lo sprint che aveva nei tempi migliori. Di Maria, a volte fa delle partitone, a volte sparisce, e quindi insomma il totale è una serie di giocatori che sulla carta sono forti, fortissimi, presenti e guadagnano un sacco di soldi. Il dato di fatto è che però poi messi insieme non riescono a trovare quell'alchimia che serve per insomma segnare magari più di un gol a partita. Sei, per chiudere la questione Juve, sei un Allegri in o un Allegri out tu? Ma Sei guarda, io speculato credo sul che in web. realtà la discussione sia un po', diciamo, non dico inutile, ma il problema vero è che uno deve andare a guardare quello che sta succedendo in casa Juve. Allegri ha altri 2 anni di contratto a cifre spaventose. Decidere di liquidare Allegri significherebbe buttare dalla finestra, boh, 30 milioni. Quindi io non credo che ci sia una possibilità che Allegri Sì. venga cacciato. Credo al limite che ci sia una possibilità che Allegri alzi la mano e dica: ragioniamo sul mio addio alla Juve con una buona uscita, questo e Ok. quell'altro. Quindi o la cosa parte da Allegri perché ha un'altra offerta, perché non si trova bene, perché vuole andare da un'altra parte, oppure se dipende dalla società va avanti con Allegri. Io credo, perché pensare che il nuovo CDA decida di buttare dalla finestra 30 milioni mi sembra francamente senza senso. Lui insomma guadagna intorno ai 7 milioni di euro netti, quindi bisogna pensare al lordo, effettivamente Anche la un filo di più, cifra secondo me. esatto, quindi la cifra insomma è abbastanza alta. Fabri, è arrivato il momento più importante per te. 2 minuti, linea alla regia, grazie, a tra poco, anche da qua. Da Ok. lì, da, non ve lo dico. Punti di domanda, pubblicità. Rieccoci, dobbiamo parlare delle milanesi, non parleremo del Napoli, che insomma ha sfiorato la vittoria dello scudetto questo weekend, rimandata forse appunto a qualche ora sostanzialmente, perché insomma Ma su questa quello, settimana la sai, porta a casa. si fa tanto parlare del Napoli che non ha vinto contro la Salernitana. Però, secondo me, la cosa più bella del mondo è rimandare la festa. Rimandare. Cioè, Che tanto sai che sai che la comunque la festa farai. arriva prima o poi, arriva. Esatto. Quindi, se posso trovare una scusa in più per rimandare la festa, bellissimo. Esatto. Allora, per parlare delle milanesi, partendo appunto da Milan Cremonese, il Milan sta abbastanza bene, battuto da 7 partite consecutive, ha agguantato il pareggio nei minuti di recupero con la Roma. Il Milan però ha ottenuto 3 clean sheet. Inaugura anche una striscia di 3 partite consecutive in casa, perché ci sarà anche il derby in Champions che insomma sarà tra virgolette ospitato dai rossoneri, quindi ci sarà modo di vederlo spesso con i propri tifosi. Da allora 3 vittorie e 4 pareggi, 10 gol sono segnati, la Cremonese invece nelle ultime 5 ha ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio, a fronte di 2 sconfitte. La sfida di andata, ti ricorderai, è finita 0-0. Ci furono un po' di discussioni per le scelte della formazione, dove insomma Pioli fece delle scelte importanti che condizionarono un po' il risultato. Nelle ultime 5 partite ha segnato per il Milan ben 4 volte Rafa Leao. Per la Crema invece non c'è stato nessun giocatore a segnare più di una rete nelle ultime 5 partite. Cremonese che fa un po' di difficoltà, sappiamo anche com'è messa in classifica. Questi i dati,
netta favorita il Milan, 63%. Pensi sia una gara già definita, già delineata? Beh, allora, sulla carta i valori di forza sono veramente all'opposto. Cioè, una squadra che in un modo o nell'altro riesce sempre a fare la prestazione, a portare a casa il risultato, ed è il Milan campione d'Italia. Dall'altra parte la Cremonese, insomma, penultima in classifica, ha i suoi bei problemi. Però attenzione, perché la Cremonese che ho visto in Coppa Italia è una squadra ancora viva. Può aver avuto poi dei problemi magari di carattere psicologico, perché quella partita ha visto l'eliminazione della Cremonese, che però in campionato ha fatto un'altra partita abbastanza importante, ha portato a casa un pareggio. Insomma, è una squadra che non è nel momento peggiore della sua stagione, è una squadra che ha dei limiti abbastanza evidenti, anche qualche squalificato, ma la partita non è scontata, tenendo presente anche che, secondo me, giustamente e legittimamente Stefano Pioli metterà in campo non dico i rincalzi, perché è un brutto termine, però magari non proprio tutti i titolarissimi in ottica semifinale di Champions, quindi insomma ci può stare. Inizia a essere un periodo veramente ricco di partite. Proseguiamo con le informazioni. Allora, pareggio primo tempo 37% di possibilità, quindi basso, perché è relativamente basso, quindi ci si aspetta che forse il Milan possa riuscire a sbloccare subito la gara, e almeno una squadra non segna 60%. Sono abbastanza d'accordo io con questi dati, sì. Ti faccio vedere anche qualche altra statistica, soprattutto per il Milan. Il Milan che riesce a vincere il secondo tempo, quindi che vince sostanzialmente gli ultimi 45 minuti, 56%. E due o meno gol del Milan, 64%. Viene vista un po' come una sfida che il Milan possa vincere 1-0, 2-0, secondo i dati, più o meno, o 2-1, ecco, tendenzialmente. Però senza, diciamo, spendere troppe energie o entusiasmare più di tanto. Io invece penso che sia una sfida dove magari addirittura un 3-0 possa arrivare a Favre, mi sbilancio. Sì, sono abbastanza d'accordo con te, sono d'accordo con tutte le grafiche, tranne con l'ultimo dato. Cioè, secondo me, sì, il Milan può anche fare più di due gol, anche giocando, non dico con il piede dell'acceleratore non schiacciato, però secondo me in questo momento questa è una squadra che può performare in maniera importante, con una squadra che, ripeto, è all'ultimissima spiaggia, quindi la Cremonese se la giocherà al massimo, per amore del cielo. Però è vero che i rapporti di forza in questo caso sono molto molto differenti. Se tu dici comunque è difficile riuscire a fare i famosi punti di cui necessiti con il Milan, che insomma è la rincorsa della Champions League. Ragazzi, un punto a San Siro sarebbe già una roba enorme, mi sembra sinceramente difficile. Gol di Leao nel secondo tempo 22%, chiudiamo appunto con questo ragazzo che insomma fa veramente la fortuna di questa squadra, no? Basta un 2-3 strappi ed è decisivo, Fabrizio. Il Milan si basa troppo sulle sue giocate, secondo te? È troppo dipendente? Ma non è, secondo me, troppo una scelta. È il fatto che il Milan ha un fuori classe. In realtà, secondo me, ne ha tre. Uno in porta e due a sinistra. E avendo questo fuori classe, giustamente l'equilibrio si sposta da quella parte del campo, ma non c'è nessuna... Non è lui che decide di fare quello che vuole, è semplicemente che una squadra si sbilancia dalla parte dei suoi giocatori più forti. Leao anche quest'anno ha avuto qualche momento di bassa, diciamo così, sì, ma in generale è quello che, se decide di vincere la partita ed è in giornata, e spesso gli capita, fa veramente la differenza. Tutte le volte tu pensi, vabbè, ma ci sarà qualcuno in grado di fermarlo? Fa sempre lo stesso movimento. No. Evidentemente, se fa sempre lo stesso movimento e va sempre in porta, è perché non si può fermare. Il giocatore veramente fortissimo. Dobbiamo parlare dell'Inter, Verona-Inter. Occhio, perché questa è una gara molto interessante. L'Inter arriva da una bella vittoria con la Lazio, ma il Verona comunque sta bene. Da quando? Cioè, Zaffaroni, 22 punti. La sfida di andata è stata la prima sconfitta della gestione Zaffaroni. Due vittorie, due pareggi, una sconfitta, 5 gol segnati, 4 reti subite per i gialloblu. L'aprile dei nerazzurri si è chiuso con 2 sconfitte, 2 vittorie e un solo pareggio in Serie A. L'Inter, che appunto ha vinto contro la Lazio 3-1 in rimonta, il Verona in Serie A ha segnato esattamente la metà dei gol dell'Inter. La prima di 3 trasferte per i nerazzurri, 3 trasferte più o meno, perché ovviamente il derby lo giocherà anche lei a San Siro, però sarà ospitato dal Milan. Lautaro Martinez è diventato il terzo giocatore dell'Inter a segnare almeno 15 reti in 3 stagioni. Vedo molto bene Lautaro Martinez e Lukaku, mi sembra che abbiano trovato insomma il momento esatto per essere in forma.
Vittoria Inter 56%, è un pochino più basso rispetto al solito, però ti ricorderai che insomma siamo abituati a vedere l'Inter almeno sempre sopra il 60%. Sei d'accordo? Troppo poco? Troppo? Allora, io sono abbastanza d'accordo, mi spiego. L'Inter arriva da un bel momento, no? Perché ha Sì. giocato una gran partita con la Lazio, secondo me è una delle forse la migliore del 2023, perché ha veramente giocato bene. Però il Verona è una squadra che sa giocare bene a calcio. Da quando c'è Zaffaroni è una squadra organizzata, è una squadra che tra l'altro ha dei numeri molto diversi tra casa e trasferta. In trasferta fa abbastanza fatica. In casa invece riesce sempre a portare più o meno a casa il risultato. E quindi io credo che sia una partita dove è evidente, c'è cioè una squadra più forte, ma la differenza che citavo prima tra Milan e Cremonese in questo caso è un po' più ristretta, determinata anche dal fatto che l'Inter gioca la miliardesima partita stagionale, no? Quindi insomma, tra una Sì. cosa e l'altra ci sono le condizioni per dire che l'Inter è chiaramente favorita e se gioca una partita come quella che ha giocato con la Lazio, il risultato lo porta a casa, ma attenzione perché dall'altra parte c'è una squadra che ha un bel valore, secondo me. Sei ancora poco convinto che l'Inter sia costante, ecco, sei ancora un No, po'. sai, io sono molto meno preoccupato quando l'Inter gioca con squadre forti Pazzesca sta rispetto. cosa. No, allora, il Verona è forte, però è una provinciale, tra Sì. virgolette, che gioca per salvarsi. Quando l'Inter gioca contro squadre dal nome che fanno un certo tipo di fase offensiva, io sono più tranquillo perché quella squadra l'Inter sa come affrontarla. Quando trova squadre un po' diverse, che tendenzialmente si chiudono un po' e provano a ripartire, l'Inter fa decisamente più fatica. 3 o più gol totali 48%, infatti questo ti dimostra appunto che, come dici tu Fabrizio, potrebbe far fatica l'Inter a trovare la via del gol facilmente, 2 più gol dell'Inter però 51%, quindi diciamo che è una partita che sulla carta sembra possa terminare 0-1-0-2, Guarda, forse qualcosina in la più. cosa buona in questo momento è che dopo il mese terribile, l'inizio aprile non bellissimo, anzi orrendo in campionato, l'Inter ha ritrovato i suoi attaccanti perché si Vero. è risvegliato alla grande Lautaro, si è risvegliato benissimo anche Lukaku, anche in chiave assist, non si sono risvegliati Dzeko e Correa, l'abbiamo visto soltanto in Champions, però diciamo che con la Lula più sul pezzo è tutto un po' più semplice. Bisogna capire poi chi sceglie di far giocare Inzaghi perché in questo momento li sta ruotando tutti e io capisco perfettamente le sue scelte perché in questo momento devi riuscire a mantenere il massimo dell'energia da parte di tutti e quindi insomma sarà molto interessante anche vedere la formazione iniziale. Chiudiamo con questo dato, vittoria dell'Inter più il gol di Lautaro 24%, entrambi in gol 48%, quindi è più probabile che non tutte e due segnino, che non segni nessuno, che segni solo una delle due squadre. Non so, mi sa di proprio, te l'ho detto, 0-1, 0-2 con gol di Lautaro. Io oggi Ma proprio tu mi mi vuoi far sbilancio alla soffrire grande. proprio anche nell'infrasettimanale, cioè Vabbè. mai una giornata serena, mai un minimo di no, sempre sofferenza totale. È la semifinale di Coppa Italia, è il quarto di Eh finale di beh, Champions, eh beh. è la campionato poi è una roba Non vedi infamante. l'ora che sia finita questa stagione, Ma io non insomma. vedo l'ora che arrivino le partite importanti, diciamo così. Lautaro, mi chiudi con un commento su Lautaro, insomma, dopo un Ah, periodo un guarda, io po' su questo. tranquillo è tornato al gol, insomma, Guarda, tu io lo vedi? su tanti giocatori posso avere dei dubbi, non ce li ho mai su Lautaro. A me fa abbastanza sorridere quando arriva, non so, il momento in cui lui non segna per due o tre partite, magari pure quattro, e sui media cominciano a moltiplicarsi gli articoli come Lautaro, ma è forte o è un bluff? Lautaro, perché cosa succede? La crisi di Lautaro, questo e quell'altro. Io so sempre che lui alla fine della stagione almeno 20 gol li fa. Il problema è che adesso stanno aumentando perché l'anno scorso ne ha fatti di più e quest'anno è già oltre 20. E quindi io su Lautaro metto sempre la mano sul fuoco. Va bene, siamo arrivati in chiusura e vediamo un po' cosa ci regalerà questo turno infrasettimanale, anche perché bisogna capire se giovedì parleremo anche di un possibile Napoli già vincente, perché ovviamente non si basa solo sui risultati della squadra partenopea. Vediamo, vediamo, insomma, siamo arrivati nel momento più caldo della stagione, era il primo appuntamento del calcio dai numeri di maggio, ovviamente buon calcio a tutti. Grazie Fabrizio per essere stato qui con noi. Grazie a te Matteo, grazie a tutti, un abbraccio e buon campionato a tutti. Buon turno infrasettimanale. Ciao ragazzi.